preparazione dell'8 dicembre, dell'80° anniversario della battaglia di Montelungo, e qui nella sala conferenze del castello Emiliano Montelungo, in compagnia del sindaco, c'è un convegno che parla proprio della guerra di liberazione, il cosiddetto secondo risorgimento, nato qui a Mignano. Sì, innanzitutto buongiorno a tutti. Vista di questo importante appuntamento dell'80° anniversario della battaglia di Montelungo, che tra l'altro quest'anno vedrà la presenza del Presidente della Repubblica, oggi abbiamo questo importante convegno con moltissime ed illustri personalità. È un convegno che parla della guerra di liberazione ed in particolar modo della battaglia di Montelungo, che, come diceva lei prima, ha rappresentato innanzitutto la rinascita dell'esercito italiano e ha dato inizio al secondo risorgimento. È ovvio che diciamo che questo convegno, oltre ad essere una rivisitazione storica di quell'evento, deve anche essere un momento di riflessione, proprio in virtù di quel sacrificio che è stato fatto da quei tanti giovani che in quel lontano 8 dicembre, 16 dicembre del 1943 si immolarono, diedero la propria vita, rinunciarono ai propri sogni affinché l'Italia divenisse una nazione libera, democratica e soprattutto che ci fosse, che regnasse la pace. È proprio questo il monito che deve partire da questi incontri, proprio soprattutto in virtù di quello che sta succedendo oggi in tutto il mondo, focolai di guerra che si espandono sempre di più. Quindi la memoria, devono servire a ravvivare la memoria, a tenere viva la fiaccola della memoria affinché quello che è stato non succeda più. E l'impegno di tutti deve essere proprio questo, perché per raggiungere la libertà, per avere la libertà, per vivere in un paese libero, c'è bisogno dell'impegno di tutti. Grazie, signor. Grazie a lei, buongiorno a tutti.